È tutto molto bello perché c'è un grande fermento. No, se fai di qua, fai là, fermo, quelli si Sì, ma inquadratura non buona. capisci Ma tu? stiamo qua, stiamo fermi. Certo che è buona Sì, inquadratura, ma non mi sono mosso. devi Cioè. aspettare, ti dicono 3, 2, Ma 1, cosa dopo aspetto? l'1 devi iniziare a Ma sto parlare. qua, sto fermo. Se mi vedo inquadrato, parlo. Mamma Dice mia, è funziona. proprio difficile stare con te, è troppo Ma però è così difficile. bello, però è così bello. Sono cresciuta Allora, solo. che devo fare? No, scherzo, l'ha detto anche fuori onda fino a un secondo fa, Pina Giordano, che redazione conferma, quindi non ha il microfono per confermare, ma te l'assicuro io conferma. Allora, È martedì. è martedì, è martoledì, Marta si chiama Andrea Martorelli, quindi ci arrivo, lo faccio. Non È so cosa sta per. martoredì, perché Martorelli, martedì è fisso. Me ne Io mi vado, me ne vergogno. vado. Cioè, Andrea Martorelli, la musica. buonasera. Questo non è un circo. Siamo a pomeriggio con noi. Tu hai detto questa frase per far mettere la musica da circo, però la colgo solo io questa cosa. Mi Allora, dispiace, Deborah. torniamo a noi. Torniamo a delle questioni veramente Serie, sì. importanti. Sì, lo strappo separatista firmato da Mosca e dalle repubbliche filorusse del Donbass ha spinto l'ONU a convocare una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza. Il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi. Con noi a parlare di questa questione abbiamo Andrea Martorelli, il nostro consulente finanziario. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Andrea, Ciao. buonasera. Grazie della presentazione, tra l'altro, Ti è molto piaciuta? simpatica. Vergognosa, Sì, è puoi stata dirlo. la migliore in assoluto Però in tutte Andrea, queste io ero più settimane. contento quando venivi in studio, ci hai abbandonato, non vieni più. Allora, ritornerò. Mi devo Meno organizzare con gli appuntamenti, ma ritornerò. male. Va bene. È male. Allora, importante partiamo quello che. dall'introduzione. Quali sono le cause della guerra tra la Russia e la NATO? E poi, ovviamente, raccontaci il perché tutto è collegato ad un punto finanziario. Esatto. Sì, allora, le cause bisogna ritrovarle a qualche anno fa, diciamo da quando l'Unione Sovietica si è disfatta di fatto, no? Fondamentalmente quando è fallita l'Unione Sovietica, gli stati che si sono venuti a creare, la Lettonia, l'Estonia, l'Ucraina e così via discorrendo, sono diventati indipendenti. In questi anni dove la Russia sostanzialmente aveva una certa debolezza, pian piano questi paesi sono, diciamo, entrati sotto il controllo della NATO e per ultimo l'Ucraina sta facendo, diciamo, un processo di avvicinamento all'Unione Europea e quindi alla NATO. Questa cosa qui è stata, quindi, diciamo, ve l'ho sintetizzata in estrema sintesi, chiaramente, però questa cosa qui è Certo. stata, diciamo, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché la Russia ha sostanzialmente il timore che venga in qualche modo circondata dai paesi ormai filo NATO, e circondata non solo da un punto di vista politico, geografico, ma anche e soprattutto da un punto di vista militare, perché come noi sappiamo, noi siamo anche noi un paese NATO. I paesi NATO poi chiaramente anche da un punto di vista militare hanno chiaramente basi missilistiche e la All'interno Russia del non proprio si sente, territorio. esatto, e la Russia non si sente tranquilla da questo punto di vista. Questa è la causa, diciamo, ufficiale di queste ostilità che si sono venute a creare. Sono un pochino più complesse di così, ma la sostanza di fatto è questa. Per arrivare alla tua domanda, chiaramente tutto questo poi ha dei riflessi da un punto di vista economico. L'Ucraina è strategica per i paesi NATO, in particolar modo per l'Europa, perché di fatto tramite l'Ucraina passa il 40% del gas che viene prodotto dalla Russia e che arriva fino alle nostre case. Quindi Certo. l'Ucraina ha proprio una valenza geografica e geopolitica molto importante, quindi non è solo un discorso di rivalsa da parte della Russia. Certo. Quindi questa è la situazione, diciamo, questo è il contesto attuale. E quindi c'è un rischio di una vera e propria guerra? E poi perché passare per l'Europa e non passare invece dall'altro lato, ossia quando combaciano sia Russia che America? Si guarda il mappamondo da un'altra prospettiva. Dice almeno se lo fanno tra di loro. Noi ci Allora, asteniamo. facciamo gli affari nostri, cioè questo è quello che dice Deborah, anche un po' Sì, è spaventata. chiaro, ma il problema è che più di tanto non possiamo farlo perché anche noi facciamo parte dell'Alleanza Atlantica e quindi abbiamo degli obblighi. Certo. Sotto tanti punti di vista, lì andremo a fare un discorso un po' troppo ampio. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo perso la seconda guerra mondiale, che è un dettaglio non da poco. Torniamo a noi, infatti, c'è una Esatto. possibilità di entrare in guerra? Perché poi alla Allora, fine ritorniamo al nostro discorso, sia quello economico. certo, allora considera Deborah che bisogna capire bene che cosa si intende per guerra, perché tecnicamente la guerra già c'è lì,
C'è una guerra tra i separatisti filorussi e i soldati ucraini, quindi una guerra già si sta combattendo. Se la tua vera domanda è c'è il rischio di una guerra totale tra NATO e Russia, ti dico che quasi sicuramente la risposta è no, la certezza assoluta non ce l'ha nessuno, però le probabilità sono molto basse. Questo perché? Innanzitutto per un discorso proprio di potenze in campo, che chiaramente nel 2022 pensare ad una guerra è, su grande scala ormai è quasi impossibile, perché le potenze militari sono talmente così elevate che... Infatti è quello che pensavo anch'io l'altro giorno e che ho detto anch'io l'altro giorno, Andrea, è questa base. Esatto, è il motivo per cui poi la guerra fredda non si è mai combattuta nel senso stretto del termine, perché comunque nessuno può combattere una guerra ad oggi tra grandi potenze. Le guerre ormai si combattono in ambito economico, con sanzioni, con accordi e via discorrendo. Quindi un rischio militare in senso stretto su grande scala non c'è, almeno non è così lampante. Sì, si fa la voce grossa, però fondamentalmente è un modo, l'obiettivo di Putin è andare in accordo, no? Fare delle trattative per mettersi al tavolo. E tu lo puoi fare se cerchi di trattare da una posizione di forza. E come fai a trattare da una posizione di forza? Mostrando i muscoli con i soldati. È il motivo per il quale da settimane tu schieri i soldati sul confine ucraino, e oggi, o meglio stanotte, ha iniziato un pochino delle manovre, diciamo, di invasione su quei paesi, su quelle zone che ormai sono considerate filorussi a tutti gli effetti, o comunque considerate ormai separatiste dall'Ucraina. Diciamo quindi... Ci tranquillizzi quindi a livello economico nel nostro paese anche? Sì, allora, se a livello economico, ripeto, dal punto di vista militare sì. Certo, questa cosa qui ha delle ripercussioni, ce ne stiamo accorgendo anche da un punto di vista energetico, no? Gas e petrolio. Erano iniziate già i primi di gennaio, ne avevamo già infatti parlato, però questa mattina ci siamo svegliati tutti con delle news un po' sconvolgenti. Potranno aumentare i prezzi delle bollette ancora tutto di più, poi il petrolio, poi le materie prime, perché ovviamente è tutto collegato. Esatto. Adesso il rischio economico c'è? Allora, sì e no, nel senso bisogna sempre capire di cosa si tratta. Questa inflazione energetica che stiamo vivendo da ormai 2 mesi in maniera più importante è solo in minima parte dovuta al discorso russo, perché è più che altro una questione di mercato. Quindi da quel punto di vista lì è ancora da vedere. Certo, se inizieranno ad esserci sanzioni pesanti alla Russia, chiaramente di riflesso, magari visto che noi importiamo, compriamo gas e materie prime dalla Russia, potremmo risentirne? Sì, la risposta è sì, certo. Da quel punto di vista sì, però già si sono mossi, per esempio notizia di oggi, l'Unione Europea ha detto che per esempio per quanto riguarda il gas si stanno mobilitando per cercare di trovare delle fonti alternative di approvvigionamento, quindi diciamo indipendenti dalla Russia. Quindi magari può essere anche l'opportunità per in qualche modo per un pochino più scollarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia, quindi è da vedere anche in un'evoluzione futura. Certo, nel breve termine è possibile che ci possa essere un rialzo del gas e del petrolio ulteriore a quello che viviamo, ma badate bene, non è solo gas e petrolio. Vi do un dato, ad esempio, l'Ucraina è il quinto esportatore al mondo di grano, quindi non è solo un discorso di materie prime in senso dal punto di vista energetico, ma anche ad esempio il grano, quindi potrebbe avere delle ripercussioni anche nell'ambito alimentare, agricolo, no? Quindi è da vedere sotto è vari punti di... È una questione da monitorare poi ora dopo ora, giorno dopo giorno, perché quello di cui stiamo parlando adesso, Andrea, può cambiare fra un quarto d'ora. Bravissimo. Cioè, è talmente labile anche il confine tra quello che stiamo dicendo tutto, che è troppa attualità, però il punto dove volevo arrivare è anche come si stanno muovendo a questa situazione anche le borse. Come hanno reagito? Oggi, come hanno retto il colpo? Da che oggi si pensava che potessero sentirne negativamente, in realtà vi do anche qui un dato, sembrerebbe che le borse non hanno minimamente sofferto questa cosa, anzi la borsa italiana poco fa controllavo perché immaginavo che poi saremmo virati su questo discorso qui, addirittura in positivo la borsa italiana, quindi questo dimostra che anche il mercato non crede veramente ad un rischio bellico, no? Forse si è fatto un passo in avanti più verso nel fatto che si incontrino, no? Cercare di trovare un accordo quantomeno diplomatico, chiaramente. Infatti tra qualche giorno si dovrebbero incontrare i ministri degli esteri americano e quello russo, quindi è da vedere da questo punto di vista, perché poi la vera guerra, tra virgolette, passate il termine, in realtà è una partita a scacchi con la pistola sul tavolo, ma è sempre una partita a scacchi, quindi stanno trattando... Che è quello che hai detto prima tu. Gioco,
Esatto, la posta in gioco è ben altro. Tenete conto che poi il vero nemico, passatemi il termine, anche perché secondo me su queste cose non c'è mai chi ha ragione e chi ha torto, perché è vero che stiamo dalla parte occidentale del mondo, però penso sempre che comunque quando si fa la voce grossa, soprattutto dal punto di vista militare, è sbagliato pensare che c'è chi abbia ragione, non siamo bambini, sappiamo perfettamente No, che no, non si va a è ricercare un'area la grigia, no? ragione. Bravissima, però il vero, tra virgolette, nemico della NATO in realtà è la Cina, non è la Russia. È quello il vero, diciamo, rivale economico dell'America. Quindi probabilmente questa sarà una situazione che si andrà a risolvere nei prossimi mesi. Hai un'altra domanda per Andrea? Altrimenti Sì, io. Ok, l'ultima. vai. Perché io volevo fare Abbiamo una parlato. ultimissima per legarmi anche a settimana prossima, un argomento che mi è appena Ok. arrivato. Per quanto riguarda, abbiamo parlato delle borse, i mercati a livello di inflazione, questo, noi, l'Italia, ne risentirà? La risposta qui è positiva, sì, nel senso, cioè positiva nel senso di affermativa, non Eh sì, positiva, non nel senso positiva. che da inizio anno, sì, mi sono espresso male, da inizio anno anche in virtù di questa inflazione che è molto elevata, si sta iniziando a prospettare un rialzo dei tassi di interesse. Da questo rialzo dei tassi di interesse, che comunque per capirci è una stretta monetaria, quindi sono manovre più restrittive da un punto di vista economico, le borse hanno reagito un po' negativamente, soprattutto negli Stati Uniti. Considerate che quando parliamo di mercati, la maggior parte degli investitori, in primis italiani, non sono investiti solo nel mercato italiano, ovviamente, sono investiti nel mercato globale. Quindi anche ciò che accade a Wall Street, alle borse americane, ma non solo, a quelle asiatiche, in realtà ha un impatto sui portafogli degli investitori italiani. Quindi bisogna avere una visione insieme. E ahimè, da inizio anno, insomma, la situazione è un po' negativa. Le borse sono scese di un po', insomma, quindi ne stanno Bene. risentendo. Questo perché? Perché verosimilmente appunto la Banca Centrale Americana, la Fed, rialzerà i tassi di interesse in maniera abbastanza importante quest'anno, perché loro hanno un'inflazione molto più elevata della nostra Ne e abbiamo quindi parlato faranno... infatti anche la Sì. scorsa volta a proposito. Esatto, e loro faranno manovre un pochino più, diciamo, restrittive rispetto alla Banca Centrale Europea, che invece risulta ancora un pochino cauta. E quindi le borse stanno reagendo. C'è da dire però, per dare una nota positiva, ad ogni modo da un punto di vista economico globale la situazione è positiva, i PIL vengono visti in rialzo, i consumi sono in rialzo, si sta sbloccando la catena produttiva dal punto di vista dei colli di bottiglia. Sappiamo che dal punto di vista produttivo nell'ultimo anno c'è stata un po' di difficoltà con la produzione per far fronte alla domanda che era molto elevata e un pochino sembra che si sta andando risolvendo queste situazioni. Addirittura Ovviamente post pandemia Era chiaro, almeno era chiaro era che i chiaro. consumi poi Andrea aumentassero. e Deborah, a me piacerebbe analizzare settimana prossima, poi vediamo gli eventi da che parte ci porteranno, però perché, per quale assurdo motivo alcune cose, alcuni marchi, alcuni oggetti non si svalutano mai e Stiamo sono parlando sempre sul dell'oro? mercato? No, no, non solo Anche dell'oro, gli orologi, qualcosa immagino. di più pagano, ecco, mettiamola così, Andrea, qualcosa che abbiamo tutti nelle nostre Come orologi tasche. di lusso, ad esempio? Anche, anche, Anche. però ne parliamo settimana prossima e vorrò portare degli Va bene. esempi perché è qualcosa di incredibile. Sì, esistono questi beni. Non direi tutto adesso, che era giusto 10 secondi per annunciartelo e poi dobbiamo andare col No, no, telegiornale, chiudo, sennò no, qua sono frustate. lasciamo l'argomento aperto. Ci sono questi beni sicuramente che hanno un mercato e spesso vengono considerati come beni, diciamo, che cresceranno sempre, però bisogna anche lì essere attenti e capire bene di cosa si Sì, tratta. ma Ora mi batte cambiano tutto. perché oggi costa Abbiamo X, detto che ne domani. Cioè, parliamo la prossima settimana, quindi mi ringraziamo mette la Andrea. museruola, la musa. Sì, Scherzo, scherzo. ringraziamo Andrea Martorelli per essere stato qui con noi. Ci vediamo Grazie martedì a voi. prossimo. Ci vediamo Buon lavoro. martorelli di prossimo. Ciao Ciao. Andrea, punto TG. Forse è meglio, bevo un bicchiere d'acqua, sciacquo la faccia, è meglio, credetemi, è meglio.